Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: «Ora vado da colui che mi ha mandato e nessuno di voi mi domanda dove vai? Anzi, perché vi ho detto questo, la tristezza ha riempito il vostro cuore. Ma io vi dico la verità, è bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado, non verrà a voi il Paraclito. Se invece me ne vado, lo manderò a voi. E quando sarà venuto, dimostrerà la colpa del mondo riguardo al peccato, alla giustizia e al giudizio. Riguardo al peccato perché non credono in me. Riguardo alla giustizia perché vado al Padre e non mi vedrete più. Riguardo al giudizio perché il principe di questo mondo è già condannato». Quello che nella Bibbia si dice con una parola greca ma tanto piena, no? La hipomonè, sopportare nella vita il lavoro di tutti i giorni, le contraddizioni, le tribolazioni, tutto questo. E questi, Paolo e Sila, sopportano le tribolazioni, sopportano le umiliazioni. Gesù ne le ha sopportate, è entrato in pazienza. E questo è un processo di maturità cristiana attraverso la strada della pazienza. Un processo da tempo, non si fa di un giorno all'altro. Si fa durante tutta la vita per diventare alla maturità cristiana.